5 minuti. Dal momento in cui una persona viene colpita da arresto cardiaco, i primi 5 minuti sono fondamentali per ripristinare un ritmo normale. Se non ci riusciamo, le possibilità di sopravvivenza diminuiscono drasticamente. Cinque minuti possono sembrare poca cosa, ma sono sufficienti per svolgere tutte le azioni necessarie a salvare una vita. Non perdere la calma. È essenziale prendere in mano la situazione e coinvolgere le persone che ti circondano. Per prima cosa, devi verificare che si tratti davvero di un arresto cardiaco. Se la persona non risponde a semplici stimoli, controlla se sta respirando. Se è incosciente e non respira, si deve cominciare la rianimazione cardiopolmonare. Fai allertare subito il 118 e fai recuperare il defibrillatore. Mentre aspetti, comincia a fare la rianimazione cardiopolmonare, partendo da 30 compressioni toraciche. Posiziona la base del tuo palmo sopra l'altro in mezzo al torace e premi con colpi secchi e decisi. Non è cosciente? Sì, abbiamo iniziato il massaggio cardiaco. Dopo le 30 compressioni, prosegui con due ventilazioni bocca a bocca. Una volta ricevuto il defibrillatore, applica le due piastre adesive, una sotto la clavicola destra, l'altra a metà torace sul fianco sinistro. Da questo punto sarà il defibrillatore stesso a guidarti nelle successive manovre da farsi. Allontanarsi dal paziente. Analisi ritmo cardiaco in corso. Il defibrillatore analizza il ritmo cardiaco e consiglia o meno la scarica. Scarica consigliata. Allontanarsi dal paziente. Premere il pulsante arancione lampeggiante. Scarica effettuata. Dopo la scarica, continua alternando le 30 compressioni alle due ventilazioni fino a successiva analisi del defibrillatore. Ripeti l'intero ciclo fino ai primi segnali di ripresa o all'arrivo dei soccorsi. Ora non ti resta che aspettare l'ambulanza, che è già in arrivo. In 5 minuti puoi prendere un caffè, puoi fare una telefonata, puoi approvare un progetto. In 5 minuti puoi salvare una vita. Innovation and you. Philips.